grandioso raduno di giovani si è svolto a Roma in occasione del 10° anniversario della fondazione del Centro Sportivo Italiano. 80.000 atleti, indossanti i colori e le rispettive tenute di gioco, hanno sfilato per le vie della città preceduti dai dirigenti dell'organizzazione con alla testa il presidente, professor Luigi Getta. Un corteo di giovinezza e di forza che ha attraversato da un capo all'altro l'urbe festosa di cartelli, di striscioni inneggianti allo sport e al papa degli sportivi. Sulla piazza di San Pietro, gremita come nelle grandi occasioni, ha avuto luogo l'udienza pontificia. Il Santo Padre è sceso sulla piazza in mezzo ai giovani per rendere più affettuoso e paterno l'incontro. Raggiunto il trono, disposto al centro della basilica, il Papa ha assistito a una competizione di pallacanestro fatta in suo onore. Mai la grande piazza San Pietro ha visto nella sua storia alcunché di simile, e mai lo sport aveva registrato un episodio così significativo. Dalla loggia delle benedizioni, Pio XII ha invitato i giovani a cimentarsi nel più alto antagonismo, quello dello spirito. Vi portiamo dunque, carissimi giovani, fervidi di vita, di forza, di ardore, a riservare la miglior parte della vostra ambizione e delle vostre energie all'agone dello spirito, nella ferma fiducia di giungere vittoriosi alla palma mediante l'indomita volontà e con la grazia e lo tempio dell'unico vincitore del mondo, Gesù Cristo. Siete benedetto Dei onnipotenti, Padre, e Spirito Santo, descendete su per voi e maniate sempre.